Bentornati all'appuntamento con TG Tech, vediamo quali sono le notizie più importanti di questa settimana. Ford presenta la mostra Democratizing Technology, Facebook Timeline, tutta la vita nel profilo. Nikon presenta la sua svolta, Nikon One. Kal-El, Nvidia Tegra 3 avrà 5 core. On Live, il cloud gaming arriva in Europa. In apertura la parola ad Andrea Bai per una news fuori dai soliti schemi. Dal 20 settembre al 20 novembre il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci ospita Democratizing Technology, una mostra progettata e sviluppata in collaborazione con Ford che racconta l'evoluzione delle tecnologie che troviamo oggi nell'automobile. Attraverso una serie di installazioni interattive vengono raccontate al pubblico le tecnologie che troviamo a bordo dell'automobile, la loro evoluzione e in particolare il percorso che hanno seguito per diventare accessibili a tutti. Navigazione satellitare, sensori di parcheggio, automazione della frenata d'emergenza sono solo alcune delle tecnologie che vengono trattate con approccio storico, comparativo e scientifico-tecnologico. Un piccolo viaggio nel tempo ricordando le parole di Henry Ford: c'è un vero progresso solo quando i vantaggi di una nuova tecnologia diventano per tutti. Dal laboratorio invece Gabriele ci parla di Facebook Timeline. Il CEO di Facebook, Mark Zuckerberg, nella giornata di ieri ha presentato le tante chiacchierate e modifiche che verranno apportate al tanto famoso social network. La nuova struttura, che verrà apportata nelle prossime settimane, permette di creare un filo conduttore che scava direttamente in tutta la vita di ogni utente. Noi siamo molto di più di quello che abbiamo fatto recentemente, ha detto Mark Zuckerberg alla platea. Ecco allora arrivare Timeline, la nuova versione del classico profilo Facebook. Si tratta soprattutto di un nuovo modo di presentarsi, dicendo non solo chi si è e cosa si sta facendo, ma anche chi si è stati e cosa abbiamo fatto. La nuova modalità si aggiornerà e si modificherà in modo completamente automatico e dinamico, aggiornandosi a seconda degli aggiornamenti che l'utente potrà inviare. Noi utenti avremo comunque anche il modo di andare a modificare ed eliminare gli elementi della nostra timeline. I nuovi cambiamenti andranno ovviamente a portare un'ondata di polemiche non da poco. Si tratta in generale di una serie di cambiamenti radicali che andranno a modificare e anche sensibilmente la nostra esperienza di utilizzo di Facebook. Guardando i video proposti da Facebook, non ho ancora ben capito però cosa dice sto bambino. No, ma ha detto cacca? Mercoledì è stato il grande giorno per Nikon. Dopo tanti rumors e indiscrezioni, finalmente la casa giallonera ha rivelato il suo debutto nel segmento mirrorless. Si tratta di due corpi macchine, J1 e V1, e di quattro ottiche. Le macchine sono dotate di un sensore più piccolo delle altre Evil, ma più grosso delle compatte in circolazione, con 10 megapixel e grandi capacità di raffica. Proprio la raffica indirizza queste macchine a un pubblico consumer, con funzionalità di riprese avanzate come motion snapshot e smart photo selector. Se volete un approfondimento, trovate tutto negli articoli pubblicati su Fotografi Digitali. La parola invece a Paolo per un approfondimento su Tegra 3. Kal-El è il nome in codice con il quale viene indicata la prossima architettura Tegra che Nvidia metterà in commercio tra la fine del 2011 e l'inizio del 2012. Si tratta di una soluzione che abbiamo già visto al debutto lo scorso mese di febbraio, in occasione del Mobile World Congress. In questo momento Nvidia ha fornito nuove informazioni su quella che è l'architettura base. Sapevamo che Kal-El era un'architettura SoC, sistema on a chip, quad core, ma in realtà sono 5 i core presenti. Accanto ai quattro tradizionali ad alte prestazioni, ne troviamo un quinto con frequenza di clock più ridotta. L'architettura è la stessa, ma il processo produttivo e per l'appunto la frequenza di clock ne fanno un componente a più ridotto consumo. Per quale motivo è stato integrato un quinto core? Semplicemente per dare la possibilità al sistema di spegnere completamente i quattro core, tenendo in funzione soltanto il quinto a più basso consumo, per tutti quegli ambiti applicativi nei quali non serve elevata potenza. Quando invece la soluzione tablet avrà bisogno di maggiore potenza elaborativa per gestire le varie applicazioni sempre più complesse, il core singolo verrà spento e verranno attivati i quattro core a frequenza di clock ordinaria. Un'innovazione interessante per Nvidia che riesce così con Kal-El, o Tegra 3, questo sarà il nome commerciale, a bilanciare ridotto consumo e elevata potenza elaborativa per le soluzioni tablet di prossima generazione basate sul sistema operativo Android. Come sempre, chiude il nostro telegiornale Rosario con le notizie dal gaming. Il cloud gaming arriva in Europa. A partire dalla giornata di ieri, infatti, On Live è attivo nel Regno Unito. Il sistema viene venduto a 70 sterline e comprende un controller e un cavo HDMI.
Si possono sottoscrivere anche abbonamenti mensili al prezzo di 7 sterline al mese, che offrono accesso illimitato ad oltre 100 titoli, tra cui Batman Arkham Asylum, Homefront, Borderlands e Dirt 3. OnLive sfuma il confine tra cinema e videogiochi, dice Steve Perlman, CEO di OnLive e fondatore di MOVA. Il servizio processa in remoto i calcoli necessari al rendering della grafica, che poi viene trasmessa tramite la connessione a internet sui computer o dispositivi portatili dei giocatori, senza che questi ultimi svolgano calcoli aggiuntivi. Grazie a questo, OnLive è ad esempio in grado di processare il ray tracing con implementazione in hardware sui propri server. OnLive ha preparato delle demo tecnologiche per mostrare il livello della grafica raggiungibile con il proprio sistema. La tecnologia su cui sono basate le demo è conosciuta con il nome Contour e si occupa di catturare informazioni sui volti degli attori e riprodurli in formato digitale in modo fotorealistico e in alta risoluzione. È stata impiegata anche in ambito videoludico nello straordinario trailer di Batman Arkham City, che presenta il personaggio Hugo Strange. Le demo di alcuni giochi sono attualmente accessibili anche in Italia attraverso il sito ufficiale di OnLive. Termina qui anche questa puntata del TG del network di Hardware Upgrade. Vi rimandiamo al prossimo appuntamento con TG Tech.